come vendere una casa con un vinco della sovrintendenza. Ciao, un saluto da Andrea Rocco. Vendere casa con il vinco di interesse storico-culturale ha solo un passaggio in più rispetto a una vendita normale e ci sono dei tempi da rispettare. Devi dare il tempo all'ente di pensare se comprare o no la tua casa alle stesse condizioni di quanto la stai vendendo. Ma come funziona in pratica? Una volta che hai chiuso il prezzo con il compratore, il notaio prepara una scrittura tra te e il tuo acquirente, dove viene riportato il prezzo della vendita. Ti rivedi poi tra 2 mesi, che parte dal momento in cui il notaio notifica l'atto all'ente che in questo caso è la sovrintendenza. Solitamente, almeno qui a Salerno, il ministero non risponde e passati i tempi per il silenzio assenso potrai mettere in tasca i tuoi soldi della vita. Se vendi per ricomprare, voglio darti un consiglio. Chiedi al notaio di inviarti una copia della notifica. In questo modo saprai la data esatta da quando inizieranno i tempi per la prelazione. Potrai così far coincidere correttamente il riacquisto, evitando rinvii. Se hai altre domande, scrivimi oppure vieni a trovare in agenzia. Ciao!